A parte che non mi è chiaro, consigliera Gramscio, come se un parere negativo degli uffici in sostanza possa essere positivo, possa diventare per lei positivo, per me questo è un mistero. Comunque, vabbè, dibattiamo nell'ambito del tema di oggi, insomma. Da parte sia della Commissione Commercio che della Commissione Patrimonio e della Commissione Cultura c'è massima apertura, come sanno anche i proprietari della libreria Il Viaggiatore, i rappresentanti delle librerie indipendenti, ad un dialogo, come è avvenuto anche nell'ultima commissione, ad esempio di lunedì, in cui abbiamo incontrato i proprietari, insomma, della libreria e abbiamo avuto modo di iniziare a ragionare su una serie di aspetti. Noi abbiamo già agito con atti concreti, come ricordava il Presidente Coia, con atti che hanno dato e chiedono di mettere a bando degli spazi comunali per le librerie, dando disposizione a livello di occupazione di suolo pubblico gratuito per le librerie, ma comunque il ragionamento che vorremmo portare avanti è anche nell'ampliare questo discorso, anche nell'idea che la giunta stessa poi vedrà nel dettaglio anche come incentivare queste attività, e quindi c'è un dialogo assolutamente aperto e concreto per favorire l'attività delle librerie e delle librerie indipendenti. Questo loro lo sanno, abbiamo avuto modo anche di parlarne nelle commissioni e quindi da questo punto noi non ci sottraiamo. Per quanto riguarda la pecora elettrica, le istituzioni, il municipio è stato a fianco della pecora elettrica, ci sono state anche delle dichiarazioni in merito a questo. Io ho seguito direttamente la storia della pecora elettrica. Lo stesso municipio ha offerto uno spazio, un locale commerciale municipale, proprio per dare la possibilità alla pecora elettrica di continuare le sue attività all'interno del territorio. Però in questo momento, essendo loro toccati da una situazione, avendo una famiglia, insomma, che un figlio, figli, bambini piccoli, cioè giustamente hanno chiesto un momento di riflessione prima di riaprire o pensare di riaprire un'attività. Quindi ci sono state azioni concrete, il municipio come il comune sono stati presenti a fianco ai proprietari della libreria e di tutte le attività commerciali che, insomma, hanno subito queste azioni di violenza da parte della malavita. Continua a essere presente, ci saranno altre iniziative che verranno portate avanti a Centocelle per portare un'attenzione delle istituzioni e far sentire ai cittadini e ai commercianti che non verranno lasciati da soli. E non si tratta di un'iniziativa singola, ma una serie di iniziative permanenti. Poi ci sarà modo, insomma, di parlarne anche questo in commissione o comunque a livello istituzionale. Questo lo dimostreremo assolutamente col tempo, quindi assoluta volontà di continuare con un dialogo aperto con le librerie e chi si occupa, insomma, di questo settore in crisi, con le librerie indipendenti in particolare, e insomma rimaniamo dell'idea che visto, considerando il fatto che anche la stessa consigliera ci aveva detto inizialmente che avrebbe voluto ritirare questa delibera per migliorarla, proprio perché c'erano dei pareri contrari da parte degli uffici, ed è anche per questo motivo che come Commissione Cultura dovevamo dare parere, ma poi non l'abbiamo più dato perché siamo stati informati di questo. E sentiamo ovviamente, siamo ormai nella necessità di dover dare un voto di astensione, perché non c'è stata volontà da parte della consigliera di analizzare gli emendamenti da portare per andare a superare i pareri negativi degli uffici. Grazie. Grazie.